Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video vedremo l'aggiornamento dell'acquario marino da 90 litri, l'aggiunta di alcune parti tecniche e l'inserimento dei primi animali. Ma facciamo un breve riassunto per coloro che non hanno visto i precedenti video di questa serie, che comunque lascio qui in alto tra le schede, o per chi comunque non ricorda di cosa si tratta. Si tratta di un acquario marino cubico da 45 cm di lato, quindi oltre 90 litri lordi, gestito con tecnica SSB. Filtraggio biologico e abbattimento dei nitrati tramite fitodepurazione, quindi macroalghe. Ho avviato la vasca verso fine gennaio, all'incirca 26-27 gennaio, con sabbia morta, rocce morte incollate in questa forma un po' particolare e un inoculo, ovvero una roccetta viva. Anche se ho intenzione nei prossimi giorni di inserire un ulteriore inoculo di differente provenienza per avere una maggiore biodiversità, soprattutto per quanto riguarda la fauna bentonica nella vasca. Ho da subito nutrito la vasca con un paio di gamberetti sgusciati per avviare appunto la maturazione, quindi nutrire i batteri ed ottenere il picco di nitriti. I primi test dei nitriti li ho fatti dopo 2 giorni e già lì misuravo un picco di nitriti molto alto, quasi fuori scala. Al contrario di quanto succede generalmente dove non viene nutrita la vasca e non viene seguito il ciclo dell'azoto, se generalmente accade in 15-21 giorni, in questo caso sono riuscito a farlo avvenire anche subito in pratica. Questo perché comunque oltre a nutrire la vasca ho anche inserito degli inoculi batterici come la roccetta viva e un paio di bicchieri di DSB maturo, e quindi quei pochi batteri presenti sono riusciti a trasformare poi l'ammoniaca in nitrito. Per quanto invece riguarda l'abbassamento del nitrito, quindi la sua trasformazione in nitrato, non so esattamente quando sia successo. Credo tra il 12° e 15° giorno, però in realtà non ne sono sicuro. Per motivi di tempo non ho seguito troppo la vasca, però posso dire che al 19° giorno esatto ho fatto i test e i nitriti erano assolutamente a zero e i nitrati invece erano molto alti, tra i 50 e i 60 mg per litro. Segno appunto che la tecnica funzionava, vi ricordo filtraggio biologico e poi ovviamente tutto il resto dei supporti biologici come la sabbia e la roccia, che grazie anche all'estremo movimento e all'estrema ossigenazione che abbiamo in acquario marino fungono anche da supporto biologico, al contrario di quanto succede nel dolce dove per varie motivazioni non è proprio così e il filtraggio biologico in quel caso ospita la quasi totalità della flora batterica. Quindi già al 19° giorno in pratica la vasca era matura, matura intesa dal punto di vista del ciclo dell'azoto, perché nel marino con maturazione spesso si intendono anche altre situazioni, come ad esempio la maturazione algale. Soprattutto in vasche dove abbiamo tutto morto, quindi roccia morta e sabbia morta, abbiamo una grande crescita di alghe. Nello specifico in maturazione abbiamo la crescita di diatomee, sono quelle alghe di colore marrone che poi alla loro scomparsa indicheranno che la vasca è molto più stabile e matura. Infatti all'incirca al 30° giorno la rocciata era completamente ricoperta di diatomee, almeno dove era ben illuminata. Infatti in quel momento ancora non avevo la plafoniera dell'acquario, ma avevo una semplice lampadina 12.000 Kelvin giusto per far partire la vasca. Questo perché personalmente non uso il mese di buio classico come fanno alcuni. A quel punto avrei già potuto fare un bel cambio d'acqua, montare la plafoniera nuova, sistemare in generale un po' la vasca e cominciare a inserire i primi esseri viventi, quindi qualche detritivoro, qualche corallo semplice eccetera. In realtà per mancanza di tempo ho aspettato metà marzo, dove ho finalmente acquistato la plafoniera. Ma prima di parlare di essa parliamo del filtraggio biologico. Ricorderete che avevo un filtro interno della Nuova DJ150 che in realtà poi durante la maturazione mi è servito per un'altra vasca e quindi momentaneamente ho lasciato i supporti biologici direttamente sul fondo dell'acquario per poi reinserirli nel nuovo filtro. In questo caso non ho nuovamente optato per un DJ150 ma ho preferito un filtro a zainetto. In questo caso invece ho optato per un Pro XT700 dell'Haquoss, quindi un filtro a zainetto molto molto potente che tra l'altro ha un costo anche abbastanza accessibile, generalmente sta sui 35 euro, ma spesso su Amazon sta in offerta tra i 20 e i 25 euro, quindi molto molto economico, che con questa scusa mi ha tolto anche l'ingombro del filtro interno dall'acquario. Parlando sempre di ingombro, ho nascosto il termoriscaldatore dietro la rocciata, in questo modo ho in vista solo una pompa di movimento, l'altra invece la fa il filtro stesso.
Al contrario della maggior parte dei filtri a zainetto che hanno un flusso dall'alto verso il basso, in questo caso ha un flusso laminare per via di delle modifiche che hanno fatto al filtro stesso e quindi ho questa uscita dell'acqua quasi in orizzontale. Insieme alla pompa di movimento creo due flussi che si vanno a scontrare ed ho un perfetto movimento dell'acquario. Ma torniamo invece alla plafoniera. Avevo detto che avrei acquistato una Cetus 2, non l'ho potuto fare perché in questo momento sto portando avanti tanti nuovi progetti da portare sul canale, come il grande acquario per discus, decine e decine di nuove vasche di allevamento, nuovi laghetti e tanto altro. Quindi ho optato per qualcosa di più abbordabile economicamente e si tratta di una nicrew hipereef da 50 watt. Quindi per il progetto iniziale di mettere tante acropore anche esigenti è un po' limitata, infatti ne potrò mettere solo qualcuna giusto sulla punta della rocciata, quindi esattamente proprio sotto la plafoniera, però per il resto andrò su LPS che personalmente apprezzo parecchio. Dicevo che è molto abbordabile perché oscilla tra i 90 e i 100 euro, al contrario di plafoniere magari che costano 200 o addirittura 400 euro, e devo dire che per questi giorni che l'ho montata mi sto trovando molto bene. Non è possibile creare albe tramonto, ma in realtà a me questo non interessa perché comunque collego tutte le vasche ad dei timer, uno di 8 ore per le vasche dolci e uno di 10 per le vasche marine. È una plafoniera molto robusta e pesante, quindi sono rimasto abbastanza colpito positivamente. Ha una ventola di raffreddamento molto molto silenziosa, quindi non dà per nulla fastidio. Poi comunque nella mia fish room i rumori sono ben più forti per via degli aeratori. Ed ha anche due canali con varie intensità. Precisamente ci sono 6 livelli di intensità per il blu, altri 6 per i bianchi, quindi sono riuscito a regolarla in vari modi, anche se devo ancora ben capire come impostarla per ottenere la gradazione migliore sia esteticamente che anche per i coralli in sé. Infatti la cosa che ho notato è che seppur ho un'ottima fluorescenza soprattutto dei coralli verdi come i discosomi che poi ho inserito, invece ad esempio le macroalghe, nello specifico la caulerpa racemosa, che negli altri acquari sono di un verde bello acceso, perché poi alla fine non ho deciso di fare il refugium esterno ma ho preferito macroalghe direttamente in vasca, dicevo appunto le caulerpa racemosa rimangono di un verde molto spento, quindi devo ancora capire come regolarla bene. Probabilmente poi nei prossimi video la vedremo impostata come si deve. È regolabile sia in altezza che anche per quanto riguarda la lunghezza del braccio estensibile e poi è munita anche di una chiavetta che ci permette di fissarla al vetro con dei bulloni in plastica per non rovinarlo in modo molto pratico. Poi comunque è possibile montarne una seconda in serie collegandoci direttamente a questa e quindi l'upgrade per eventualmente coralli ancora più esigenti lo si può tranquillamente fare in futuro. Chiaramente a quel punto ho fatto un bel cambio d'acqua per abbattere un po' di nitrato e per una questione igienica, infatti avevo inserito in maturazione un po' di chetomorfa per abbassare il nitrato che però avrei dovuto spostare nel refugium. Il refugium poi ho optato per non farlo e quindi questa chetomorfa è stata un po' triturata dalle pompe, insomma è morta e ha sporcato un po' il fondo della vasca, quindi ho aspirato il tutto facendo un bel cambio d'acqua, ho reinserito l'acqua nuova. A quel punto ho fatto i test, ho visto che il KH comunque non era abbastanza alto quanto io decido di tenerlo e quindi con del classico integratore di KH, io nello specifico uso il KH Active della Amtra, ma all'incirca sono tutti molto molto simili, e quindi ho reintegrato qualche grado di KH per alzarlo. Da subito ho cominciato a spostare un po' di coralli molto molto semplici che avevo nelle altre vasche, soprattutto delle talee che avevo fatto e che cominciavano a diventare grandi e non potevo più tenere negli altri acquari. Nello specifico varie talee di Cladiella, di Xenia, vari discosomi verdi, del Clitsum e anche alcuni LPS come Caulastrea, Duncanopsammia, che sta rendendo molto meglio sotto questa plafoniera, e anche una Eophyllia parancora. È un esemplare a 3 calici principali con tanti altri piccoli calici alla base che avevo comprato appositamente per questo acquario, ma l'avevo appoggiata per un paio di mesi nel 20 litri dove è cresciuta parecchio e cominciava a infastidire ad esempio il sarcofiton che non poteva più estendersi come si deve perché appunto veniva bruciato dall'Eophyllia,
che è molto urticante per gli altri coralli. Già alla fine della maturazione, quindi a febbraio, avevo inserito alcuni animali detritivori come delle lumache di varie specie. A quel punto poi ho spostato il mio Lismata amboinensis, l'ho preso dal 30 litri, questo perché è abbastanza grande, quindi preferisco prenderlo da lì e metterlo nel 90 litri piuttosto che comprarne uno che sono venduti molto piccoli e metterlo nel 90 dove poi non si vedrebbe. Quindi faccio al contrario, quello nuovo nel 30 e quello che ho già e che è cresciuto nel 90. Prenderlo non è stato molto semplice, anche se alla fine poi semplicemente mettendo una tabs di cibo per pesci da fondo direttamente nel bicchiere è entrato, ho fatto il classico ambientamento e poi l'ho inserito in acquario. Nei prossimi giorni mi arriveranno vari nuovi coralli, tanti LPS, e comprerò i primi pesci. Non vi dico quali saranno perché ancora non ho deciso della lista di fauna che andrò ad inserire quali saranno i primi, anche se ho già un paio di idee. Quindi poi ci saranno i vari aggiornamenti e vedrete tutto. Io vi lascio in descrizione i valori dell'acqua fatti ad oggi. Vi ricordo come sempre di passare su Instagram per rimanere aggiornati con le storie. Per chi fosse interessato alle consulenze tecniche, c'è la mail in descrizione. Come sempre vi do appuntamento al prossimo video e ciao a tutti.